Vanna Marchi l'aveva già detto 10 anni fa. Ma voi vi rendete conto che se voi aveste lasciato in pace Vanna Marchi oggi non sarebbe dov'è? Forse Vanna Marchi doveva lasciare in pace lui. No, ma io non vi lascio in pace proprio, perché voi senza Vanna Marchi potreste anche morire. Voi di Vanna Marchi ne avete proprio bisogno, lo sapete? Vanna Marchi, una vita davanti alle telecamere. Prima ricercata da tutti i programmi, osannata dal pubblico, una garanzia per gli ascolti. Adesso pubblicamente criticata, messa alla berlina, una presenza diventata imbarazzante. Vanna Marchi, una vita, una carriera divisa in due. Cosmetici ed alghe dimagranti prima, poi i numeri del lotto, il primo passo nell'ambiguo mondo del magico. Davvero la televisione può creare un personaggio dal nulla? Davvero può distruggerlo? E in TV fino a che punto ci si può spingere? È lecito promettere il miracolo, la felicità? Buonasera, questa è la prima puntata di una nuova serie di Enigma, una puntata un po' speciale perché noi in genere in questo programma ci occupiamo della storia, diciamo quella che si scrive quantomeno con la S maiuscola, la grande storia. Questa sera, come avrete forse intuito dall'antesigla, è sì una grande storia, ma la grande storia di una persona, di quella persona, di Vanna Marchi. Non a caso abbiamo intitolato questa puntata Le due vite di Vanna Marchi, perché è come se questa donna, sicuramente fuori dell'ordinario, avesse scandito in due momenti la sua esistenza pubblica, televisiva, quella nella quale si limitava a vendere dei cosmetici dimagranti e quella nella quale invece ha cominciato a vendere illusioni, spesso delle pericolose illusioni. Tutta centrata comunque, e la prima e la seconda parte, sulla televisione, per cui ne deriva che in questa puntata, l'enigma di questa puntata è anche vedere quali limiti se ne ha e dove arrivano i confini di questo mezzo poderoso che voi state guardando, e non soltanto per la magia, che voi state guardando in quel teleschermo. Tutto comincia, o forse dovrei dire tutto finisce, nel dicembre 2001, quando comunque accade una cosa che cambia completamente le carte in tavola, come vediamo in questo servizio. Milano, 11 dicembre 2001. La Guardia di Finanza inizia una serie di perquisizioni negli uffici di due società di televendita, la Nidene e la Sce. Sono le società per cui da anni lavora Vanna Marchi. Il sospetto è che dietro di lei si nasconda un'associazione a delinquere. Mentre si setacciano le varie sedi, vengono fatte delle stime. Secondo la finanza, il giro di soldi solo tra il 96 e il 2001 è stato di 63 miliardi di lire. Ma si parla anche di molti soldi in più circolati in nero. Una montagna di miliardi, in contanti. Le vittime sono più di 300.000. Hanno pagato per amuleti, talismani, cristalli di sale. Miliardi che le società avrebbero reinvestito in immobili o nascosto in conti segreti a San Marino o in Svizzera. Un giro d'affari enorme, almeno all'apparenza, di sicuro al limite della legge. La Guardia di Finanza scopre che le due società stanno per prendere il volo per la Spagna. Allora scatta il blitz. 24 gennaio 2002. Dopo un'operazione notturna, i poliziotti della tributaria tornano in centrale. Hanno arrestato 7 persone. Tra questi, 3 saltano agli occhi. Sono Vanna Marchi, il convivente Francesco Campana e la figlia della Marchi, Stefania Nobile. L'accusa è pesante. Associazione a delinquere finalizzata alla truffa e all'estorsione. La casa della televenditrice è stata perquisita per ben 4 ore, fino alle 6:45 di mattina.
Le indagini si dirigono verso le banche di San Marino. In Svizzera un'inchiesta parallela sequestra 1 miliardo di lire ritenuti riconducibili a Vanna Marchi. E intanto, dal carcere di San Vittore, la scelta della Marchi, forse per la prima volta in vita sua, è quella del silenzio. Ma questo è solo l'inizio. Vanna Marchi sceglie il silenzio. Una donna che è vissuta, cresciuta professionalmente, devo dire anche per gran parte della sua vita privata, nel chiasso, nelle luci, negli applausi, che ha visto una continua ascesa di quello che era non soltanto una carriera normale, ma anche un ascendente sul pubblico che la seguiva, sia in diretta nello studio, sia attraverso la televisione, ora è in manette. Una cosa senza precedenti che avrebbe spezzato chiunque, non lei, come vedremo, non subito. L'accusa è molto pesante, l'avete sentito. Noi abbiamo qui in studio una signora, una vittima di Vanna Marchi, che per il momento mi limiterò a chiamare Ornella. La signora Ornella è lì, ha preferito non essere illuminata, diciamo così, vuole stare qua con un po' di riservatezza. Signora, lei è stata ed è tra coloro che accusano Vanna Marchi. Quando ha visto le immagini che sono andate in onda poc'anzi, che effetto le hanno fatto? E innanzitutto tengo a precisare che non mi sento benissimo, perché ogni volta è come se mi venisse, cioè mi crepasse il cuore. Voglio dire, mi scoppia il cuore, sinceramente. Ma perché dice questo? Perché mi fa un brutto effetto, perché brutto effetto. Lei ha rovinato la mia vita, quella dei miei figli, tutto. Non ha lasciato più niente a me. Stiamo parlando di denaro o che? Sì, e io ho preso questi numeri così. Numeri dell'otto? Sì, numeri regalati c'era scritto nel video. E allora li ho presi pensando magari, sa, un colpo di fortuna per farci una casa, perché visto che sono una madre di famiglia, cioè eravamo 7 persone, 5 figli e mio marito. Sì. E tutto ebbe inizio quando io ordinai i numeri, mi chiesero quanti anni avevo, quanti figli, il colore dei capelli, il colore degli occhi. E io ho dato, diciamo, tutti questi dati. Poi mi avevano richiamato e mi avevano mandato la busta con i numeri, una bustina di sale da sciogliere. Vediamo dopo. I numeri e poi? Basta. E lei li ha giocati? Sì, li ho giocati, ma non sono usciti. No. No. Assolutamente. Uno è uscito? Neanche uno. Nessuno? No. Lei si è sentita, diciamo così, turlupinata, come sì. Si dice? L'ha perdonata la signora Marchi? Assolutamente. Assolutamente no. Senta, signora, ora che abbiamo, diciamo così, rotto il ghiaccio, pensa di... che la sua storia del resto è comprensibilissima e condivisa da altre persone che al processo hanno testimoniato. Vuole, per così dire, scendere poi insieme agli altri ospiti? Guardi, mi dispiace per lei, ma non assolutamente. Vorrei essere lasciata anche. Sì, preferisco pensarci sopra un po'. Pensarci sopra e essere lasciata un po' in pace, la capisco. Del resto, da quello che ha detto, mi pare che i suoi sentimenti siano ancora molto vivi. Lei ci ha perso parecchi soldi su questa cosa. 42 milioni. Eh? 42 milioni. Ha detto 42 milioni di lire? Sì, 35 mio marito e 7 io. Beh, insomma, sì, è una cifra rilevante. Le posso dire anche che lì c'erano tanti sacrifici anche di miei figli, perché lavoravamo dalla mattina alla sera in campagna. Mi rendo conto. Signora, tornerò da lei, spero che rifletta un momento sulla proposta che le ho fatto. Intanto io faccio vedere a chi ci ascolta un documento strano che risale niente meno che al 1992, parecchi anni fa. È una televisione privata. Si dicevano delle cose, rimasero inascoltate. Vediamolo. Sia nella pubblicità stampa che in quella televisiva è manifesto il ricatto psicologico, cioè dopo che hanno avuto l'oggetto, se non pagano questa gente viene comunque perseguitata telefonicamente. Io di questo evidentemente ho tutte le prove, perché abbiamo fatto tutti, ho fatto 2 anni di indagini su questa cosa e ho registrazioni, ho tutto pronto, se questo dottor finalmente vorrà sentirmi in proposito.
Perché lei non è stato mai chiamato, non è stato mai. No, non sono stato neanche querelato. Tenga conto che ho fatto veramente una cacciara pazzesca sull'Unione. Ho tentato in tutte le maniere di coinvolgere. Sto preparando un dossier per tutti. Perché a lei non la querelano perché di motocicletta non è certo. La dovrebbero. Io dimostrerei immediatamente che quello che sto dicendo è vero e probabilmente loro avrebbero un intoppo in questa grossa organizzazione che ormai è in Spagna, in America. La stessa? Sì, perché hanno come copertura questa organizzazione che prima si occupavano di cambiare scadute, eccetera, era un piccolo studio di avvocati per coprire evidentemente questi fatturati pazzeschi che sono documentabili perché basta guardare la contabilità della società che distribuiva quella che avevano in carico loro e capire quindi il raffronto. Hanno preso a gestire anche Vanna Marchi, la famosa sì, che però in realtà è una copertura perché gli spazi televisivi vengono acquistati per divulgare capillarmente in tutta Italia, soprattutto nella provincia, perché più la gente più evidentemente non ha cultura più crede a questi guaritori e li perseguitano. In realtà Vanna Marchi per le alghe, però non mica dai. No, Vanna Marchi sì, però adesso ho sentito che anche lei sta prendendo la direzione del magico. Peraltro se ne parlerà sempre di più, lei vedrà nei prossimi anni come ci sarà un desiderio, una voglia di misticismo e di spiritualità. Quando, ormai i predicatori da lì a poco. Le speranze così. Vi rendete conto, questo signore aveva già capito tutto, ha detto vedrete come questa esigenza di magico si svilupperà nei prossimi anni. Misticismi riposti, mal riposti in queste pratiche semimagiche. Si cominciano a delineare, io credo, i limiti, il quadrato dentro il quale si scrive questo enigma, cioè da una parte un potente mezzo, da un'altra parte una persona in grado di usare al meglio questo potente mezzo, che è la televisione, come obiettivo e dell'uno e dell'altro la parte più debole, meno difesa di noi, dei cittadini. Loro sono l'obiettivo. Io ho qui, e lo saluto con piacere, un signore che è un ufficiale, un capitano della Guardia di Finanza, che è l'uomo che ha coordinato le indagini, si chiama Pier Giuseppe Cananzi. Buonasera, capitano. Dottore, buonasera. Buonasera. Una denuncia circostanziata, come quella che ha fatto quel signore che ha ascoltato da dietro le quinte, rimase praticamente inascoltata. Eppure era quello che si stava verificando. Sì, era quello che stava iniziando a succedere. A succedere. Sta di fatto che questo fu il primo interrogativo che si posero tutti nel momento in cui venne fuori la questione che riguardava appunto Vanna Marchi. E la risposta era molto semplice, proprio perché per la natura del reato che poi è stato scoperto successivamente, si è giunti sostanzialmente alla rivelazione del reato di estorsione. Reato di estorsione perseguibile d'ufficio. Chiaramente quello che appariva in televisione certamente non era estorsione, ma al limite poteva essere qualcosa inerente alla truffa. Truffa che è a querela di parte. Quindi la Guardia di Finanza ovviamente nel momento in cui, fino al momento in cui non si è realizzato un reato perseguibile d'ufficio, chiaramente è rimasta ferma, è dovuta rimanere ferma. Qualche giorno fa io insieme ad alcuni colleghi della redazione ho incontrato Vanna Marchi e le ho chiesto come si vede lei, come si descrive, ha risposto come ora sentiamo. Lei è stata una bambina povera. E quando aveva davanti telefonicamente degli altri poveri, come lo era stata lei, non le veniva una morsa al cuore? Allora, se lei mi dice questo, lei mi vuol dire che io li ho minacciati, che invece non è vero, assolutamente. Io non ho mai parlato con nessuno e io sono una persona molto amata, lei lo sa, molto amata. Molto. Perché la gente sa benissimo quanto io l'abbia lavorato nella mia vita e sa qual è l'unico errore grandissimo che io ho fatto nella mia vita. Lavorare tanto non ne vale assolutissimamente la pena. Io sono estetista da tutta la vita. Avevo 16 anni, ero estetista, con tanto di diploma regionale, e mi ritengo un'estetista brevissima, non brava, di più. Lo dico perché lo so di esserlo e so di poterlo affermare. Troverei istituti grandiosi disposti a far dirigere l'istituto a Vanna Marchi, certo che sì, però poi ci pensano due giorni e dicono, ma però sai, arriva Striscia la Notizia e noi siamo rovinati.
siamo in un paese, dottore, mi permetta di dirlo, tanto cosa vuoi, 10 anni l'ho preso e mi posso mica ammazzare, lei cosa pensa? O mi danno la pena di morte o mi uccidono per strada con due pallottole, potrebbe anche succedere, perché no? Non credo, no. Però le posso dire una cosa, questi ragazzotti che mi hanno di intervistare e rovinare le persone di Striscia la Notizia girano con la scorta, evidentemente hanno paura di qualcosa, di qualcuno non lo so. Vanna Marchi, che non ha paura di nessuno perché non ha fatto male a nessuno, gira tranquillamente per strada dalla mattina alla sera. E allora, quando si è in un paese dove si ha paura di uno Striscia la Notizia, lei capisce che è molto difficile. Dunque Vanna Marchi si descrive così, una donna che oggi è vittima, lei stessa, della televisione che ha così a lungo dominato e che tuttavia gira tranquillamente per la strada. Io ho qui adesso una collega validissima che si occupa, e in televisione e anche in un libro di cui adesso brevemente vi parlerò, di guardare dietro la superficie delle cose per cercare di capire che cosa sta veramente accadendo. Federica Sciarelli, eccola qua, elegante, sobria. No, grazie della validissima collega. Buonasera Federica. Buonasera a tutti. Siediti pure, ecco qua. Tu guardi dietro le cose, anzi recentemente, se posso farlo vedere, non ti dispiacerà, ti abbiamo preparato, Federica Darizzoli ha pubblicato questo libro inchiesta che si chiama Tre bravi ragazzi, sono quei mascalzoni degli assassini del Circeo, uno dei quali sta in galera tuttora dopo essere di nuovo tornato ad uccidere, un altro è morto, eccetera. Vanna Marchi, non te ne sei occupata, ma insomma ce ne siamo occupati tutti in realtà. Qual è quello che pensi? Che giudizio ti sei fatta? Ma la cosa terribile secondo me è quando ci si approfitta delle persone soprattutto che hanno bisogno, perché, ma non tanto delle persone ingenue, perché siamo tutti un po' ingenui e questo forse è anche un bene, no? Quando uno si fida degli altri, però le persone che hanno bisogno, quelle malate. E sentivo prima Ornella dire ha rovinato la famiglia, il fatto anche di questi soldi che erano anche un patrimonio dei figli. Sono piccoli mostri, forse non sono come i mostri del Circeo, diciamo, che avevano preso queste ragazze e messe nel portapagagli di una macchina, portate a Roma e lasciate lì pensando che erano morte. Però, per carità, sono altre cose, però ci vorrebbe un po' di solidarietà in questo momento. La domanda che faccio alla valentissima giornalista e conduttrice televisiva è: in che misura la televisione, questo strumento benefico-malefico, ha giocato nella vicenda Marchi? Secondo me ha giocato tantissimo, perché la televisione diventa in qualche modo capillare, nel senso che entra in tutte le case, noi lo vediamo con chi l'ha visto, tante volte si rivolgono a noi per i casi di scomparsa perché è più facile per noi, no, che per le forze dell'ordine, perché ci sono tutti questi occhi dei nostri telespettatori che sono in giro. Però ecco, il problema che diventa, no, diventa grandissima, perché tu non è che vai nelle case a bussare, entri con la televisione e quindi ci entri con una forza che non è uguale. Una forza che non è uguale non soltanto nella magia, del resto, anche, diciamo così, in altri settori. Ecco, dobbiamo però capire meglio questa donna così potente allora e in parte perfino oggi. Come ha cominciato? Lo vediamo in questo filmato. Vanna Marchi ha origini contadine. È nata a Castel Welfo, in provincia di Bologna, il 2 settembre 1942. La sua famiglia era poverissima. A 15 anni rimane orfana e si trasferisce a Bologna, dove inizia a lavorare come commessa in un negozio di estetica. È una ragazza solare, felliniana. Riesce a prendere il diploma di estetista e ad aprire un suo negozio in un ex garage. Nel 1961 si sposa con Raimondo Nobile, un signore benestante dal quale avrà due figli, Maurizio e Stefania. Vanna Marchi non ha più problemi economici, ma non si accontenta e firma il suo primo contratto pubblicitario. Un contratto che si rivelerà un totale fallimento. Vanna Marchi butta via in una sola volta un anno di stipendio del marito. Ma quello con la televisione sarà un incontro fatale, quasi un incontro col destino. Io vendo certezze. Vanna diventa Vanna con la W e dagli schermi delle TV locali comincia a promuovere delle alghe svizzere, dimostrandosi una venditrice eccezionale.
In pratica, se voi le alghe ve le prendete e ve le mettete addosso e vi sdraiate sulla spiaggia e state al sole, voi avete degli effetti straordinari che nemmeno immaginereste mai. Logicamente le signore schizzinose, tutte così per benino, non ci credono, però, signori miei, è proprio così. La sua ascesa è inarrestabile. Arriva a incidere un disco rap e ne fa un tormentone. Lo porta in giro nei festival con la sua energia incontenibile, accompagnata dal gruppo dei Pomodores, e in poco tempo Vanna Marchi diventa un fenomeno nazionale. Viene ospitata in tutte le maggiori trasmissioni televisive. Viene ingaggiata dalla Rai per vendere i biglietti della lotteria a Fantastico. A suo dire ne fa vendere 1 miliardo in 3 giorni. Si compra la casa, poi la villa, poi la casa per il figlio. Questo enorme successo a un certo punto ha cominciato a dare la testa a Vanna Marchi ed è iniziata quella che io ho sempre chiamato la follia di Vanna Marchi. Vanna Marchi è impazzita. Che la fortuna sia per lei. Allora, con tutto il cuore. Vanna. Grazie. Vanna, senti. Scusatemi. No. È stato più forte di me. La forza dell'ordine. Aspetta. I carabinieri, no. Rischiano vita per noi. Grazie. Per me, yeah. Per voi. Il 22 maggio del 1990 Vanna Marchi viene arrestata insieme alla figlia per un fallimento da 5 miliardi. Sembra aver fatto il passo più lungo della gamba. La scelta di produrre un profumo si è rivelata un fiasco totale. I guai non sono finiti. C'è una seconda inchiesta per traffico di droga. Voci che la descrivono coinvolta in un giro di camorra. Il marito si defila. La madre di Vanna, dopo l'arresto della figlia, muore. Sembra la fine. Ma la tele imbonitrice non si dà per vinta. E infatti di lì a poco è il trionfo. Vanna Marchi torna in auge. Le accuse di droga e camorra si rivelano infondate. Patteggia una bancarotta. Si trova un nuovo compagno, Francesco Campana. E in breve tempo, la Vanna che visse 2 volte torna a parlare anche alla nazione. Insomma, diciamo che si caratterizza fortemente Vanna Marchi. È una donna che non fa nulla per nascondere il possesso pieno che ha dello strumento e della macchina televisiva. Difatti da quel primo iniziale quasi fallimento poi arriva a questo tipo di notorietà, come avete visto, annunciata come una star. C'è un collega che ha scritto un libro dove si parla delle TV locali. Perché lo cito? Perché è lì, nelle TV locali, in quel particolare habitat rappresentato dalle televisioni locali, che Vanna Marchi trova il suo ambiente più idoneo. Giancarlo Dotto, buonasera. Buonasera, salve. Salve Dotto, come va? Bene. S'accomodi lì, per favore, mentre io faccio vedere questo suo bel libro, perché le televisioni locali, Dotto, sono un mondo a parte. Sì. Sono un mondo molto caratterizzato. Come? È un libro che abbiamo scritto insieme a Sandro Piccinini. Sì, è un mondo molto a parte, nel senso che, bisogna un attimo creare un piccolo contesto, metà anni 70 la televisione è ancora questo cupo monolite che è appunto la televisione monoteista, la televisione monolitica. Capita che con la sentenza del 76 si dà praticamente libertà di antenna nell'etere. Questo fa sì che tutto un mondo sommerso esce dal sottosuolo e comincia a marciare verso questa terra promessa. Ed è un mondo di persone, chiunque può fare televisione, chiunque percepisce che può fare televisione, e questo crea un passaggio fondamentale dal punto di vista culturale. Si passa da questa televisione molto astrale, lontana, a una televisione nostra. Dove... Scendiamo al caso specifico, Vanna Marchi. In questo pantheon, per stare al suo paragone, la Vanna Marchi che rappresenta? Quelle vendite, Vanna Marchi rappresenta, intanto mi colpisce molto, e questo lo vorrei dire perché ha un'analogia con il presente, c'è una forte analogia tra quello che Vanna Marchi e quello che è oggi Moggi, Luciano Moggi, e cioè è la fortissima seduzione della maschera, la fascinazione della maschera. Cioè a un certo punto Vanna Marchi entra in questo mondo della televisione commerciale e impone questa maschera con un linguaggio che diventa subito diretto, immediato. Qual è il grande trucco di Vanna Marchi? Che guarda in telecamera e dice alla sua simile: guardati allo specchio, fai schifo, cioè tira fuori il peggio di chi sta di fronte, ma lei stesso si allinea a questo peggio, dando allo stesso tempo questa chance di andare oltre, poterlo superare. Quindi è una
abilissima operazione di comunicazione e di marketing. Sciarelli, lei faceva il telegiornale, quindi era già una donna pubblica, se così posso dire. Adesso che fa la conduttrice in proprio di un importante programma, si è montata la testa? La televisione è chiaro che dà un po' la testa, ti riconoscono tutti, eccetera. Quando però se comincio a dare i numeri, per carità, dillo subito al direttore di rete, fatemi. Perché i conduttori un po' si dovrebbero cambiare, nel senso andare un po' a fare la line, quella che sarebbe il desk in Rai, insomma, forse sarebbe giusto anche una rotazione. Mm-hmm. Spero di non essermi montata la testa. Ma quando la gente la firma per strada, perché sicuramente la prima dice: ah, Sciarelli, ieri sera magnifico, lei. Si sente inebriata? Sente di avere un potere, voglio dire, condivide? No, io devo dire, quando stavo al telegiornale scendevo, tutti quelli del mercato mi dicevano: Sciarè, dacci un po' di buone notizie. E quindi per me era un problema, perché eccetera. Le notizie non c'erano. Perché le notizie buone ce n'erano poche, sai. No, ma poi le persone per strada ti dicono le cose più buffe, tipo sei più magra, sembravi più vecchia, sembri più giovane, queste allora, cose qui. Dotto. E sicuramente non è il caso della Sciarelli, però c'è una condanna per chi diventa, come si dice in gergo, faccionista, no? Per chi diventa maschera. Faccionista è un termine che in gergo si usa. Sì. Cioè, per chi diventa maschera c'è una condanna, e la condanna è quella della difficoltà di tornare persona una volta che esci dal rapporto con la telecamera. Moltissimi colleghi, lo sa benissimo, hanno questo problema. Quando Vanna Marchi diventa maschera, in qualche modo la sua follia è questa, il suo potere di seduzione è quello, che è lo stesso di Moggi, per tornare. Cioè, tutti sapevano che Moggi era un ingannatore, ma c'era un piacere sottile nell'essere ingannati da una maschera che aveva comunque un forte potere di seduzione. Anche. Perché ha chiamato il suo libro sulle TV locali Il mucchio selvaggio? Perché ho preso spunto da un film di Sam Peckinpah, dove appunto si parlava di un mucchio cialtrone, banditesco, ma anche geniale, che cerca di varcare, inseguito dalle polizie, che cerca di varcare i confini del Messico, e lo fa utilizzando tutti gli stratagemmi possibili. Banditesco ma anche geniale. Le rubo questi due aggettivi e li faccio miei e li applico come anticipazione al filmato sulle TV locali che ora vediamo. In principio era la Rai. Dal 1954 e per quasi 20 anni l'emittente pubblica è l'unica a trasmettere segnali televisivi in Italia. Il suo regolare servizio di trasmissioni televisive. L'informazione è molto istituzionale e viene seguita nei bar assieme ai programmi di intrattenimento. Gli annunci pubblicitari sono affidati alla striscia di Carosello. 4 episodi a sera, dalla confezione pregiata, girati in bianco e nero e su pellicola. Anch'io per le mani uso Venus trasparente Bertelli. Il primo attacco al monopolio televisivo viene sferrato nel 1971. Peppo Sacchi, ex regista Rai, costruisce una piccola rete via cavo, Telebiella. Inizia a trasmettere dei notiziari con un artificio giuridico e l'aiuto di Enzo Tortora, che sarà il suo volto di punta. Andare oltre certi limiti. Il primo giugno del 73, Telebiella è dichiarata illegale. In una trasmissione passata alla storia, Peppo Sacchi racconta in diretta l'arrivo in studio del funzionario che disattiverà la rete. Punto a trovare il modo di chiuderli senza danneggiarli. Telebiella subisce una fase d'arresto, ma la strada delle televisioni private ormai è aperta. Di lì a poco cominciano a nascere ovunque. È una sfida alla TV pubblica, giocata sul piano dell'audacia, della provocazione, della goliardia. Alla autorevolezza della programmazione di Stato si contrappongono appuntamenti folcloristici e sfide dal sapore casereccio. Non ci sono freni. Ma all'utopia di una televisione libera si sostituisce presto la necessità di fare cassa. Nasce così la televendita. L'unico spettacolo consiste nel descrivere la merce. Il successo è tale che diventa oggetto di parodia. Abbiamo le opere straordinarie di Fulvio Intantarchilo. Come? Queste straordinarie opere di Fulvio Intantarchilo. Il primo a rendersi conto delle enormi potenzialità delle televendite è Giorgio Aiazzone, mobiliere di Biella. Il suo marchio viene portato al successo da un conduttore toscano, Guido Angeli. Aiazzone è la scelta più biella del mondo. La morte di Giorgio Aiazzone in un incidente aereo nell'86 è la spia di un mondo ai margini. Vanna Marchi e Stefania Nobile gli dedicarono un applauso registrato e Guido Angeli gli tributò un omaggio funebre in una lunga diretta televisiva. Giorgio
Gioiazzone, Guido Angeli è qua, è presente stasera. Ti ricordi, tu avevi addosso quella coperta che sotto certi aspetti mi dava fastidio perché era nera, e tu mi dicevi: ma è la coperta di un aereo, Guido, quell'aereo che ti è stato fatale. Nello stesso periodo altri personaggi cominciano a sfruttare le TV locali per proporre affari non sempre limpidissimi. Giorgio Mendella, da venditore di quadri per Bergamo TV, acquista Rete Mia e si lancia nella raccolta di risparmio via etere, promettendo ai telespettatori interessi fino al 29% mensili. Scrittura come testimonial alcune stelle del cinema. Coinvolge fino a 14.000 investitori, fino all'inchiesta di Lucca, la fuga all'estero, l'oscuramento, l'arresto. E ancora, Giorgio Corbelli, l'uomo che inventò la televendita d'arte, arrestato nel 2002 con le accuse di associazione a delinquere, vendita di falsi d'autore, ricettazione e riciclaggio. Nonostante queste ombre, dalle TV locali alcuni personaggi riescono a sfondare, rinvigoriti dalla gavetta di lunghe dirette televisive, e a diventare delle vere star sulla ribalta nazionale. Bene, bando alle chiacchiere, attenzione, a 199.000... eccetera, eccetera. Signora Ornella, volevo tornare un attimo da lei. Ha riflettuto, avendo visto, insomma, dei documenti piuttosto eloquenti, vuole raggiungerci un momento? Guardi, anche se mi costa un po' di imbarazzo, scendo. Scende, grazie, la però ringrazio. Però voglio dirle anche che scusi, io tanto? Mi sono costituita parte civile. C'è il mio avvocato, vorrei che anche lui mi adesso rimanesse vicino e darmi un sostegno adesso, perché io non voglio perdere il controllo. Va bene, adesso lei stia tranquilla che c'ha il suo avvocato, ma c'ha anche me che sono. Venga pure, Andrea, la signora Ornella Floris scende. Io la vado a prendere e così lei adesso può continuare questa puntata accanto a noi. Faccia attenzione ai gradini scivolosi. La ringrazio molto della fiducia che ci accorda. Grazie. Questo bell'abito, del resto, andava la pena di vederlo, valeva la pena di vederlo. Grazie. Allora, dotto, abbiamo visto Vanna Marchi al culmine del suo successo nella prima fase. Ecco, vorrei ricordare a chi ci ascolta, attenzione, stiamo guardando la prima fase della vita di Vanna Marchi. La fase numero uno, quella in cui si limita a vendere prodotti cosmetici, pillole, quella roba lì. Su quali elementi poggia? Lei poggia su questo preciso elemento. Lei molto prima di Gianfranco Funari entra nelle case degli italiani e delle italiane come un lanciafiamme, con un linguaggio urlato, strillato e carico di slogan. Lei dice alla signora che sta a casa: quando tuo marito, perché tuo marito non viene a casa? Perché è stanco di tornare a casa e trovare una donna sfatta, non pettinata, conciata male. Lei dice di sé: io ho portato le corna, ma le corna sono la mia corona. Quindi questa operazione in cui da un lato dice: tu somigliami, che io però ti darò la possibilità del grande riscatto, è sempre con un linguaggio immediato, fatto di slogan, come il celebre, appunto, lei ha fatto anche una canzone rap che si chiama D'accordo, che era il suo slogan, la sua sigla. C'è sempre questa cosa, Federica Sciarelli, c'è sempre questa cosa dell'immedesimazione, no? Certo, uno si deve riconoscere, cioè quello che chiedevo prima veramente della trasmissione al capitano, perché dico, è strano che una donna comunque che non è bella poi riesca a convincere per quanto riguarda le cure del corpo, e anche Dotto diceva questo, proprio probabilmente uno ha più piacere, non so, di farsi abbindolare o di credere a una persona nella quale ti riconosci, perché forse una bella modella non sarebbe riuscita altrettanto, certo, a convincere. Certo. Perché sarebbe già sembrato impossibile, cioè una donna normale vede una bellissima modella e dice: ma come farò mai a arrivare a questo punto? Sapete che cosa si riscopre con queste vostre osservazioni? Si riscopre lo scritto anticipatore di Umberto Eco che si chiamava Fenomenologia di Mike Bongiorno, scritto qua 35 anni fa, dove lui aveva già individuato quelli che erano le molle dell'immedesimazione televisiva. Io non devo essere venditore di prodotti, uomo politico, guaritore, non devo essere meglio di chi mi ascolta, anzi, forse devo essere un pochino peggio di chi mi ascolta, perché lui possa identificarsi con me. Certo. Capitano, voi li seguite adesso, dopo l'amara esperienza, voglio dire, di
tante amare esperienze. Sono maggiormente seguiti, è chiaro. Però devo dire che c'è una differenza sostanziale tra questa vicenda e tutti gli altri televenditori. Perché ovviamente, ripeto, la telecamera in questo caso serviva proprio solo da aggancio per poi proseguire con uno studio psicologico della persona che veniva poi ricontattata dai vari operatori telefonici che la Vanna Marchi e la Nobile avevano all'interno della società. E quindi lo studio iniziale era, la telecamera serviva, ripeto, solo per l'aggancio, e poi si iniziava piano piano uno studio della persona. E le persone, diciamo, più deboli, quelle che poi si sono costituite parte civile, eccetera, hanno ottenuto risarcimenti addirittura fino a 191.000 euro. Accidenti. Quasi 400 milioni. Signor Ornella, senza scendere in dettagli, soltanto in linea di massima, che cosa la sedusse, la convinse che bisognava dare retta, che ci si poteva fidare? Sì, che si ci poteva fidare, perché un'impressione, gli occhi, lo sguardo, il linguaggio, una cosa. No, a me quello che mi aveva più colpito era della gente che avevo visto. Dice, io ero un muratore, io ero un manovale. Grazie a Vanna Marchi mi sono fatto una casa. Per imitazione. Così. Ma che linguaggio usava Vanna Marchi per avere questo effetto su tante persone? Il filmato ce lo mostra. Vanna Marchi! Chiaro il concetto? Lo sciogli pancia! Non li pagherete niente! Siamo intesi? D'accordo? D'accordo? Lasciatemi parlare! Siate veloci! Dinamici! Svelti! Dimagrire! Calare, calare, calare! Cambiare! Che cos'è quella maledetta menopausa? Chiaro? Pum! Fin dall'inizio le urla sono il tratto distintivo della lingua di Vanna Marchi. Secondo Umberto Eco, queste brusche impennate servono a risvegliare gli spettatori che si sono addormentati sul divano. Vanna Marchi urla, ma urlate tutti, ma cosa urlate a fare? O vendete anche voi, ma non ne vale la pena, perché chi sappia vendere veramente, forse c'è solo Vanna Marchi. Ma questo è solo uno dei segreti di una tecnica da venditrice ruspante ma bene affilata. Vanna Marchi è abilissima nel raccontare e nel raccontarsi. Quello che le viene meglio è la storia della nascita del suo personaggio. È l'ottobre del 1980. È un aneddoto che ha il sapore della leggenda. Avevo provato di intraprendere, chiamiamola carriera, non direi, diciamo lavoro televisivo, per poter permettere ai miei figli di avere un paio di scarpe per andare a scuola, ad esempio, un panino da mangiare per la merenda, ad esempio, e tutte queste cose qua. E ad un certo momento mi sono resa conto che le persone che lavoravano in quella televisione mi facevano dei segni, mi dicevano di andare avanti, e io fra le lacrime e non fra una risata e un racconto mi sono ritrovata a parlare per più di 40 minuti e in pratica a raccontare un po' quello che in realtà era la mia vita di tanti anni fa. In realtà, già in quei primi anni della sua carriera, Vanna Marchi non ha più problemi di soldi. Ma il racconto della propria miseria diventerà per l'imbonitrice una cifra stilistica. Agendo da esclusa, Vanna Marchi stabilisce con un pubblico popolare un contatto speciale, quasi un legame di sangue. L'abbraccio, signora Vanna Marchi. La prego, rimango un attimo, signora Rosario, la prego, non se ne vada. Senta, domani mattina lei c'è? Ci sono. Domani mattina lei è in casa? Sì. La posso chiamare, la disturbo? Mai, signora Vanna Marchi, desidero parlare con lei già privato. La chiamo io personalmente, le vengo a fare una visita, la posso? Come no, sarei felicissima. Domani mattina sono da lei, signora, la prego. Grazie. Rimanga un attimino, la prego, sì, signora. Ascolti, grazie. Domani a che ora posso venire senza disturbare? Quando vuole, signora Vanna Marchi. Verso le 11 le va bene? Mi va benissimo. Coraggio! Accanto al registro sentimentale c'è quello aggressivo. Alla cortesia, Vanna Marchi preferisce la franchezza. Vanna Marchi insiste sul grasso, sulla cellulite, sulle corna di chi è in ascolto. Vorrei diventare volgare. Ma così, no, amante! No, no, ma ne conosco anch'io! Questo registro sadomasochista è il mezzo con cui ottiene una fiducia incondizionata e vende il prodotto. Siete d'accordo?
questo bisogno di essere guidati. Io in questo documentario vedo, in questo filmato che abbiamo appena visto, vedo con sgomento la facilità con la quale si riesce a prendere delle persone per il collo, per così dire, ma basandosi sul bisogno che c'è in tanta gente di trovare qualcuno nel quale confidare, al quale dire sarà lui che risolverà i miei problemi. Sapendo bene che questa persona, qui o da qualunque altra parte, è molto più facile che non ci sia dotto. Lei, quando parla, ha analizzato così profondamente nel mucchio selvaggio questo, il fenomeno delle televisioni locali. Si riproduce spesso questa cosa. Del resto gli Stati Uniti insegnano. Certo. Voi prima avete a un certo punto parlato di questo Giorgio Mendella, che per esempio rappresenta un apice da questo punto di vista. In che senso? Che lui riesce, è la prima immagine virtuale che riesce a farsi consegnare. Non so quante migliaia di italiani consegnano i loro risparmi, accumulati in anni e anni di fatica, a un'immagine virtuale, cioè non a una persona in carne ed ossa, a una banca, consegnano questi risparmi a un'immagine virtuale. Questo per dire quanto questo bisogno, in questo caso siamo di fronte al più grande persuasore catodico della storia, parlo di Mendella. Eccolo qua. Che fine ha fatto Mendella? Ha avuto guai giudiziari, adesso è tornato in libertà sperando che non continui. Che non ricominci. Vorrei dire una cosa, se è possibile. Quando tu, Augias, dicevi il fatto di essere guidati, eccetera, non so se avete sentito prima, quando lei ha detto donne, questa maledetta menopausa, ma chi è che usa il termine menopausa in trasmissione o in televisione? Quasi nessuno. Cioè lei quante donne ha attirato parlando di un argomento che è tabù, e mentre tutte le donne prima o poi finiscono in menopausa, certo. No? E sono cose che casomai, per esempio nel servizio pubblico se ne parlano in trasmissione, non so, come Elisir quando si parla di salute, specializzate, però sicuramente colpisce. Si tende, diciamo, la parte più colta e voluta di noi, si tende a pensare o comunque a formulare, a dire che queste persone che, diciamo, entrano in questo inganno siano persone dalla psiche un po' cedevole, particolare, insomma, come una specie di zona appunto facilmente soggetta a questo tipo di inganno. In realtà io vorrei dire che il fatto di essere ingannati, il bisogno di essere ingannati, appartiene a tutti noi e della collettività. Senza questa possibilità di essere ingannati, probabilmente uno non si alza neanche dal letto. Certamente questo è un inganno particolarmente greve e pesante, però io non parlerei di questa gente come delle persone particolarmente deboli dal punto di vista della psiche. Ma poi naturalmente ci sono dei filtri, c'è lo scetticismo, l'esperienza, i capelli bianchi, tutte quelle cose là, ma la signora Ornella, per esempio, la signora Ornella è una donna, ha fatto dei figli, è stata madre di famiglia, ha esperienze anche dure. La vita l'ha conosciuta, l'ha presa per le mani, però sì. Lì è scivolata. Evidentemente avevo la mente accecata. Sa da che cosa forse aveva la mente accecata? Dal bisogno, perché quando uno... Ma proprio bisogno finanziario no, perché grazie a Dio il mangiare ce l'avevamo tutti i giorni. Risparmi e sacrifici, stavamo mettendo un po' di soldi da parte per costruire una casetta. E poi lì ho detto, c'è ma stato sì. Lo scivolone. Sì, forse esatto. Sarà la volta buona, era la volta cattiva. Infatti. Noi abbiamo chiesto, io ho chiesto a Vanna Marchi quando l'ho incontrata qualche giorno fa, qual era la forza della sua capacità di comunicare. Ha risposto come ora sentirete. Io mi sono fatto questa idea. Mi sono fatto l'idea che lei ha cominciato facendo quello che fanno tanti. Pubblicizzava i fanghi, le alghe, la pillola per dimagrire, prodotti vari, come si fa su infinite stazioni televisive, non solo in Italia ma nel mondo. E poi però, vedendo quanto successo lei aveva, quanto successo aveva il suo linguaggio, di cui poi tra un po' vorrei parlare, il suo linguaggio intendo il complesso di comportamento che lei aveva in televisione, c'è stata come una seconda fase della sua vita in cui lei ha giocato più grosso. Lei lo riconosce questo doppio passo? Ma vede, nessuno dice mai che io presentavo sì un mago in televisione, ma in realtà io ho sempre continuato a vendere cosmetici e di questo nessuno ne parla mai assolutamente. E giocato grosso,
io posso aver fatto degli errori, per carità. L'errore sicuramente di affiancare un mago, però vede, dottore, di maghi in televisione ce ne sono migliaia. È chiaro che si voleva togliere di mezzo Vanna Marchi, si voleva togliere di mezzo la figura, la persona Vanna Marchi, e di conseguenza così è stato. Perché come lei vedrà, non so, lei certo non si metterà lì a guardare le TV private, però se lei lo farà, le assicuro che tutti i maghi, maghetti e magoni sono tutti presenti in televisione. Maghi, maghetti e magoni, con questa variante sulla parola mago, Vanna Marchi introduce quella che è la seconda fase, il secondo stadio, quello che cambierà della sua carriera, della sua vita pubblica, professionale, quello che cambierà radicalmente rispetto, se vogliamo dirlo, alle ingenue spalmature di elghe benefiche che avevano caratterizzato il suo inizio. Non venderà più le erbe, le alghe dimagranti, venderà illusioni, benefici, che è tutto un altro gioco, molto più alto, molto più rischioso, come vediamo dopo la pubblicità. Speciale, dicevo, quando questa puntata, prima della nuova serie di Enigma, è cominciata, speciale perché non si tratta qui stasera di una pagina della storia, si tratta di una pagina della cronaca, se volete, ma una cronaca molto importante perché intorno alla figura di questa donna che stiamo cercando di scrutare per capirne la natura, gli effetti e anche, se permettete, le possibili cautele che bisogna prendere in generale contro questi fenomeni, accanto alla figura di questa donna, dicevo, ci sono due argomenti paralleli. Uno è quello della credulità, l'altro è quello della capacità di persuasione di un mezzo che molti considerano, credo giustamente, il più potente mai inventato, che si chiama televisione. Maghi e maghetti esistevano al tempo degli assiro-babilonesi, hanno attraversato tutte le epoche, sono arrivati fino alla televisione. Chi, facendo zapping, non si è imbattuto in qualcuno che prometteva talismani, elisir, benefici goduti bevendo una boccettina, ingoiando una pillola o dicendo delle giaculatorie? Maghi in televisione, il filmato. Magia e televisione, un rapporto elettivo. L'articolo 121 del testo unico di pubblica sicurezza parla chiaro. È vietato il mestiere di ciarlatano. E il regolamento d'attuazione definisce ciarlatani gli indovini, gli interpreti dei sogni, i cartomanti. Coloro che esercitano giochi di sortilegio, incantesimi, esorcismi. I reati più frequenti per i venditori di magia sono la truffa, la circonvenzione d'incapace, l'abuso della credulità popolare. Ma fare il mago è un mestiere. Nel 1983 nasce l'Unione Astrologica Occultista d'Italia, un sindacato di maghi. Avrebbe dovuto essere la cellula embrionale della nascita di un ordine professionale, come lo hanno i farmacisti, gli ingegneri, gli avvocati, i giornalisti. Ma l'associazione finirà nel peggiore dei modi. Tra varie defezioni la presidenza passa al mago Otelma, che entra in rotta con l'ispiratore del progetto, mentre due proposte di legge si arenano in Parlamento. Svanisce così l'unico tentativo di legittimare la magia trasformandola in un mestiere riconosciuto. Ma per le TV l'offerta di esoterismo è una garanzia di ottimi ascolti ai quali è difficile rinunciare. Ascolti e incassi. Basta un minimo di organizzazione e non è difficile arricchirsi in TV facendo il mago. E infatti alcuni maghi televisivi trasformano in assistenti i clienti più fedeli. Danno vita a piccole aziende che comprendono, oltre naturalmente al mago, telefoni a tariffa maggiorata per un incasso immediato e un centralino per approfondire il rapporto con i clienti. A questo punto il gioco è fatto. Le maglie ristrette della legge lasciano, è opinione di tutti, troppe falle aperte. Ma non è solo questo il problema. Fino a che si tratta di oroscopi e di cartomanzia, benché la legge parli chiaro, si può discutere. Ma cosa si nasconde di più occulto o pericoloso dietro l'apparente bonomia di certi maghi? Quali pratiche, magari esercitate fuori dagli schermi, sconfinano col satanismo e danno corpo a situazioni limite? Noi non vogliamo certo arrivare fino al satanismo, però ci vogliamo avvicinare a questo mondo della magia. Lasciatemi dire al ciarpame,
della magia. Guardate questo tavolo, lo abbiamo riempito degli oggetti, quelli che incutono timore, come questo teschio, un po' ridicolo però teschio, questo ci ricorda un appuntamento ineludibile, questo affare qua che è lo strumento più popolare per scacciare, diciamo, la mala sorte, qui ci abbiamo delle sfere di cristallo, una minacciosa bambola, ecco, l'unico oggetto che io trovo un po' minaccioso è questa bambola vittoriana. Ci abbiamo anche una cosa che vorrei far vedere, questa è una carta nel gioco delle carte, da una parte rappresenta qui la fidanzata casta che aspetta fedele e dall'altra parte, in una posizione diciamo così esplicita, c'è l'amante, entrambe queste figure tenute insieme dal fante di Danaro, dal Danaro, una visione insomma un pochino arretrata, ma diciamo così che ancora circola abbondantemente. Noi abbiamo stasera qui tra gli altri ospiti una studiosa di magia, la dottoressa Fezia. Dottoressa, si affacci. Buonasera. Lei ha studiato la magia, io sono contento. Sera, sì. Si accomodi su questo bel divano verde. Ci illustra, anzi no, scusi, mi sono sbagliato. Prima non si accomodi. Io ho descritto così alla grossa, ma lei ci dice un po' meglio questa roba qui, diciamo a che serve? Ci sono i principali strumenti di per esempio, dei maghi. Faccia la maga. Per esempio ci sono, cominciamo dal pezzo forte, sono le carte. Le carte. Le carte sono quello che normalmente dall'inizio al consulto, sì, e da cui poi nascono tutte le altre varie truffe. La forza. Questi sono dei tarocchi cosiddetti marsigliesi. Il carro. Con gli arcani maggiori, poi ci sono, ogni mago poi ha dei suoi tarocchi particolari, eccetera. Naturalmente abbiamo visto tutti nei film di John Wayne come si fa a far uscire le carte, sì. E questa è una cosa in cui i maghi sono molto bravi. E poi abbiamo tutta un'altra serie di oggetti, queste allegrissime cose qua che servono per le famigerate fatture a morte. Ah, le fatture a morte. Certo, viene messo dentro il testimone della persona che si vuole fatturare. E poi il mago fa tutto il suo rituale e dovrebbe succedere qualcosa. Poi c'è il sale che non manca mai, il sale, quello, il cloruro di sodio per condire l'insalata, la pasta. Sì. Naturalmente viene detto che è un sale esorcizzato, è un sale magico, ma è il sale che si compra dal tabaccaio, esattamente. Dal tabaccaio, sì. Io qui c'ho un libro che su dedicato al mondo magico, dove leggo delle cose che al solo leggerle è un catalogo rituale per il danaro. Questo rituale serve per attirare fortuna, benessere economico, per sbloccare situazioni stagnanti apportando danaro. Si paga 170.000 lire ovvero 88 euro. E quello ti manda. Certo, vorrei sapere cosa facciamo ancora tutti qui. Ce ne andiamo a comprare uno. E uno diventa ricco. Facciamo. La cosa che mi ha un po' turbato è questa descrizione di un abito per cerimonie o abito cerimoniale per operatori, dove si dice: confezionato su misura, il vestito dalle molteplici funzioni, protegge, attrae energie, dona intuizione, realizzato artigianalmente rispettando tutti i canoni della magia, in puro lino. Sul petto viene richiamata la croce piramidale. Leo sa che è la croce piramidale? Credo che voglia dire la croce ansata, semplicemente. La croce ansata. Questa. Ah, questa. Credo. Qua. Sì, la croce piramidale qui sul petto. L'anca degli antichi egizi, insomma. I colori disponibili sono bianco, rosso e nero, consegna in 20 giorni, specificare le misure, euro 196,25 centesimi. Sì. Ma insomma, uno si mette un po' a ridere o no? Ma noi ci possiamo mettere a ridere, c'è qualcuno che invece non si mette a ridere e ci casca. E ci casca, per esempio, compra queste altre cose qua, che sono amuletti, talismani, eccetera. Oltretutto le faccio presente che i prezzi presenti in quel catalogo sono i prezzi al mago. In quel catalogo ci sono anche dei rituali, tutto l'occorrente per preparare rituali, che poi al cliente chiaramente vengono fatti pagare ben di più. Quelli sono prezzi di listino, diciamo. Per i professionisti, sì. Sì, esattamente. Mi rendo conto. Grazie, dottoressa Fezia. Siccome
Ci ha raggiunto, come per magia, il professor Vacca. Buonasera, professore, la ringrazio di essere qua. Vorrei chiederle, proprio ex abrupto, che effetto le fa questo apparato? Un triste effetto di pessimo gusto. Sono proprio cose, a parte stupide, sciocche, false, ma burine. Burine? Burine. Le viene in mente questo aggettivo? Sì. Nel senso che lei non, diciamo, lei non crede all'irrazionalità, non crede che questo pendolino possa indovinare la situazione sua adesso o in un prossimo futuro? Certo che no. No, Vede, la domanda da fare però è un'altra. Qual è? Prima si parlava del fatto di questi che si approfittano degli ingenui. Sì. Male, sono cattivi. Ma perché ci sono tanti ingenui? Perché? Perché c'è qualcuno che gli prepara la strada. La strada verso l'ingenuità è preparata da chi? Dalle tre reti Rai. Non faccia affermazioni pericolose, per favore. Non sono affatto pericolose, sono del tutto oggettive. Le tre reti Rai trasmettono tutti i giorni gli oroscopi. Si ricordi che lei sta su Rai 3. Lo so perfettamente. Sì. Che è una rete bellissima. Non dubito, ma gli oroscopi perché li trasmettono? Mediaset trasmette gli oroscopi, non solo, i giornali hanno gli oroscopi tutti i giorni. Sì, anche i settimanali. Un giornale che a noi è caro, io sono anche abbonato, Repubblica, sì. Nel venerdì del dicembre scorso c'era 24 pagine di oroscopi. Questo stiamo preparando la strada per dire queste cose stupide, magari noi non ci crediamo, noi siamo molto fini e distinti, però le riteniamo così spiritose, non sono neanche spiritose, sono proprio burine. Io mi sto occupando di misurare la cultura. Negli Stati Uniti, in Europa, in Italia, quasi un quarto della popolazione non sa che la Terra gira intorno al Sole. Quando uno comincia con queste basi, e poi dopo si crede ai maghi... Perché non aveva ragione Tolomeo? No. Abbiamo fatto questo piccolo fuori schema perché ci volevamo preparare a introdurre la seconda parte della carriera di Vanna Marchi, che non gira più intorno alle alghe, gira intorno, non dico proprio a queste cose qua, ma a cose simili a queste. Il filmato che ora vedrete, preparato come tutti gli altri da Tommaso Liberti, ce ne mostra una parte. Io non dimentico, non perdono, nella maniera più categorica mai, non perdonerò mai, finché non li vedo morire tutti, io non morirò mai. E allora... mi disse, ma perché non perdono? Dio perdona, mi hanno detto. Lui, Dio perdona. Vanna Marchi, no. Dopo la prima bancarotta, Vanna Marchi giura vendetta. Ricomincia da capo. Fa gestire la sua immagine a dei professionisti. E accanto ai prodotti cosmetici e agli scioglipancia, viene coinvolta in uno dei mercati più oscuri della televendita. Quello dei prodotti esoterici. Il suo ruolo è quello di ottenere un primo contatto reale con gli spettatori attraverso la vendita di numeri del lotto. Con la sua grinta deve convincere gli spettatori che la soluzione ai loro problemi sia in numeri personalizzati dal costo piuttosto contenuto. Vendere la fortuna. Ma per farlo, il suo talento popolare non basta. Accanto alla tele imbonitrice deve esserci un altro personaggio, misterioso ed esotico. Il mago. Il maestro di vita. Con questa formula Vanna Marchi raggiunge le vette più alte del suo mestiere. È il 1994. È la più brava televenditrice d'Italia e per far soldi non ha neanche più bisogno di un prodotto da vendere. Allora, signori, avete una domanda da fare al maestro per quanto riguarda la vostra famiglia? Vi piacerebbe che la vostra famiglia fosse serena, che vostro marito non urlasse più dentro casa, ma che fosse una persona socievole, normale, gentile? Chiamate il maestro. Chiamate il maestro. Chiamate il maestro, i vostri guai si appianeranno, la vostra vita migliorerà, la sorte, la fortuna, l'amore, il danaro, chissà quali altre cose, e tante persone si fidano. Professor Vacca, tante persone si fidano, fa cifra statistica, diventa fenomeno sociologico, per così dire? Non hanno scelta, la cosa è molto semplice, tutto quello che viene offerto sono tutte cose molto volatili, delle quali non resta memoria. Domandi a qualcuno che cosa ha imparato nell'ultima settimana, nell'ultimo mese, nell'ultimo anno, spesso non rispondono. Io ho un figlio di 11 anni e con lui ho delle discussioni molto civili, più alcune regole abbastanza ferree, per dirgli che non guardi a lungo il calcio,
che non guardi il wrestling, che è tutto uno spettacolo finto in cui questi fanno, certo, finta di darsi a botte e non se le danno, è molto e divertente. Perciò cerchiamo di imparare delle cose un po' diverse, ce ne sono tante da imparare, sì. Quando uno impara poi si diverte pure. Temo che lei avrà scarsa fortuna, ma questo è un altro discorso. Laura... Lo posso contraddire, va molto bene, capisce, sì. Che ha capito una cosa, che ogni giorno che passa deve imparare una cosa nuova. Sì. Laura Fezia, lei ha scritto un libro che si chiama Mercanti dell'Occulto, in cui cerca di smascherare i trucchi e le tecniche, ma diciamo pure i trucchi alle volte ridicoli ai quali questi maghi ricorrono. Piero Angela si affanna da anni a spiegare che la parapsicologia è una serie di tecniche, sì, e di trucchi anche questi. Certo. Che effetto ha? Piero Angela e chiunque si rivolga ai fruitori dell'occulto, perché è chiaro che non si tratta di convincere chi è già convinto del mago non ci andrebbe mai, si tratta di convincere quelli che potrebbero diventare le vittime dei maghi. Ecco, si rivolgono a loro con un linguaggio che non li può raggiungere, perché con la logica giustamente non si convince nessuno. Esiste comunque la possibilità di arrivare alle potenziali vittime dei maghi o a quelle che ci stanno già dentro usando un altro linguaggio, un linguaggio che li possa raggiungere. È il linguaggio dei maghi. Allora, se il pubblico è stato condizionato... Sarebbe la cura omeopatica. Più o meno sarebbe una cura omeopatica. Allora, usando un linguaggio simile, certamente non lo stesso, a quello dei maghi, si riesce ad arrivare, non dico a far desistere tutti, ma ad avere qualche buon successo. Federica Sciarelli, quando voi fate le vostre inchieste, nelle quali anche, sia pure su argomenti diversi, dovete raggiungere più prima delle persone la psicologia delle persone, quali strumenti mettete in campo? Ma da noi c'è una redazione fortissima, nel senso che sono abilissimi anche a capire se si tratta di una scomparsa volontaria, naturalmente non la facciamo. Se posso dire, anche noi a volte veniamo truffati, anche chi l'ha visto, perché viene usata anche la televisione per bene. Per esempio mi è capitato un giovane che si è rivolto a noi, ha fatto un appello, cercava il padre e ci ha detto che era disperato perché questo papà stava malissimo, aveva quasi una cancrena alla gamba, zoppicava eccetera, cioè una situazione veramente drammatica. Ci ha fatto l'appello da Torino, quando siamo riusciti nel corso della trasmissione a trovare questo signore anziano. Naturalmente noi prima verifichiamo tutto eccetera, e questo signore anziano in realtà ci aveva detto, dice, no, il mio figlio mi picchia e mi ruba la pensione, per cui noi non abbiamo detto dove stava il signore anziano, abbiamo detto ai carabinieri, per carità proteggetelo, fategli avere la pensione lì eccetera, e abbiamo telefonato a questo figlio che si era rivolto a noi davanti a tutti facendo poi il pianto greco. Quindi, ma pensate, per dire, anche noi veniamo truffati, è difficile, bisogna stare attentissimi naturalmente. Dotto, vendere aria fritta, secondo lei che ha studiato le televisioni locali, è facile? Beh, diciamo che in queste televisioni è piuttosto facile. Io intanto devo dire, spero che non si avveri mai la pedagogia severa del professor Vacca, che cancellerebbe l'evasione tout court. Beh, è chiaro che nel momento in cui tu vedi, noi quando parliamo di maghi non parliamo di Cagliostro, non parliamo di Soggetti, parliamo di maghi cialtroni improvvisati. Abbiamo visto questo Nascimento, era un ex cameriere che era un cameriere presso un marchese, cucinava degli ottimi risotti, e da un giorno all'altro si inventa, quindi sono persone che naturalmente riescono a funzionare, perché di notte, quando le soglie di attenzione sono deboli, le persone, come diceva giustamente lei, hanno un bisogno assoluto, perché la vita è insufficiente, la vita non sostiene, di affidarsi. Potrei farlo anch'io, anche lei, tra mezz'ora, improvvisarsi maghi e avere un discreto successo, è probabile. Sì, del resto negli Stati Uniti questo fenomeno è talmente diffuso che addirittura per televisione si inventano e si diffondono sette religioni, santi, una dimensione, sappiamo poi in alcuni casi come è andata a finire. Facciamo invece un salto indietro e vediamo questo contributo da Mi manda Rai 3, un programma, caro Vacca, un buon programma di questa rete di servizio pubblico, dove si è verificato quello che ora vedremo. Un 2001 col mutuo, coi debiti, con le cambiali? No, ma non si può. Non si può! Come fare per fare il pieno della benzina, per fare la spesa, per andare... Niente. Volete eliminare tutti questi problemi dalla vostra vita, dalla vostra testa, dalla vostra mente? Telefonate. Avete capito?
lei, ascoltando Vanna Marchi, è rimasto colpito. Da che cosa? Me lo spiega. Da quanto strillava. Da quanto strillava. Mi ha risposto la ditta Asché. Sì. Va bene. E mal telefonata a pagamento, ovviamente. Certo, certo, al loro centralino. Dopo 10-15 giorni, tanto perché questi numeri venivano regalati, mi sono arrivati in questa busta qui, che pesa circa 5 grammi, contenente una lettera. Alla modica cifra questi numeri, questo regalo? Regalati, ma la busta mi è costata 100.000 lire. Scusi, là dentro, oltre i numeri, non c'era qualcos'altro? Una bustina con una specie di sale, di cui ho conservato alcuni grani. Certo. Telefono all'166. Paghiamo? Certo. E mi dice, c'è questo sale. le viene da ridere. Lo deve mettere in un bicchiere d'acqua al chiuso, al buio, per 7 giorni. Perfetto. Avete sentito, il sale al chiuso, al buio, per 7 giorni? Ci torniamo tra un attimo. Prima fatemi presentare due illustri avvocati che sono qua. Esattamente, Liborio Cataliotti, che è l'avvocato di Vanna Marchi, che l'ha difesa in giudizio, e dall'altra parte Marco Marzari, che è l'avvocato di alcune parti civili, diciamo, tra cui la signora Floris qui presente. Io vorrei che prima che voi prendeste la parola, perché immagino che abbiate parecchio da dire, la signora Ornella, se vuole venire qua. Signora Ornella, qui abbiamo messo alcune cose che fanno parte del kit della magia usata da questi qua. E abbiamo anche parlato del sale. Sì. Lei mi dice quella cosa del sale, come andava? Sì, come ha detto quel signore, la bustina da mettere in un bicchiere d'acqua e lasciarlo. Eccolo là, è quello. Questo. Sì. Sì, poi mi avevano spedito il tronchetto da rotolarci. Che ci doveva fare col tronchetto? 7 biglietti da 1.000 lire e tenerlo in un posto e non toccarlo. E che facevano? Crescevano? Ma come, non lo so se crescevano. Come le monete di poi, Pinocchio. Poi allora dovevo accendere una candela ogni venerdì. Ogni venerdì? Sì. Come nello Shabbat ebraico? Sì, erano colorate comunque, non erano tutte bianche. Per almeno 4 settimane, poi dice che... E poi che succedeva? Vabbè, tutta la negatività che c'era in casa spariva. Spariva. E poi iniziavamo ad avere qualche fortunetta così. Qualche piccola fortuna. Usciva qualche ambo e via. Sì. È uscito? No. Non è uscito. La fortuna si è affacciata? No. Non si è affacciata. Assolutamente. Questa roba costava denaro? Certamente. La busta e contenente il sale costava 100.000 lire. Questo, insomma, il sale 100.000, invece di andare al tabaccaio uno andava dalla Vanna Marchi, 100.000 lire. Sì, il tronchetto intorno al magico? Sì, anche quello, 100.000 lire, sempre 100.000. Nelle buste, perché sì. Ne ho avute varie di buste, 4 o 5 mi sembra. E la candela? Sì, tutto compreso, tutto. Diciamo. Ah, 100.000 lire, sì, tutto quanto. Beh, insomma, un prezzo, diciamo, abbordabile, uno da 100.000 lire poi... a tutta quella fortuna. E lei quante volte ha fatto questo acquisto? 5 volte. 5 volte. Sempre sperando che la volta successiva fosse... Poi, quando dopo la 5ª volta, allora hanno iniziato a chiedermi prima 2 milioni e così via. Mano a mano le cifre, diciamo, più alte. Avvocato Cataliotti, grazie signore. Difficile difendere Vanna Marchi? No, io lo ritengo assolutamente possibile e credo di poterle spiegare in 2 parole anche qual è la linea difensiva. L'abbiamo chiamata apposta. È veramente riassumibile con grande facilità e il taglio della trasmissione, fra l'altro, me ne dà anche l'occasione. Ha detto coerentemente il capitano Cananzi, coerentemente rispetto agli atti processuali, una cosa che io mi permetto di rimarcare. Ovvero sia le trasmissioni in sé, quelle condotte da Vanna Marchi, quelle di cui avete visto quei simpatici, dal mio punto di vista, spezzoni, sono trasmissioni innocue. Questo è il termine che ho utilizzato in numerose informative della Guardia di Finanza. E allora la tesi difensiva gliela riassumo in una parola. Noi crediamo che innocue lo siano veramente quelle trasmissioni e che le truffe consumate per via telefonica non abbiano visto Vanna Marchi come protagonista. Come protagonista, ecco. Lei era innocua, poi c'erano intorno a lei delle persone che perfezionavano, diciamo, che formalmente, il raggiro. Che formalmente fosse una dipendente della società Asché,
lo abbiamo provato per tabula, cioè con i documenti, che sostanzialmente ne fosse la leader, quantomeno sul piano carismatico, deve essere dimostrato dall'accusa e dal nostro punto di vista non è stato provato. Capitano Cananzi, possiamo accendere un po' di luci, Andrea, nello studio? Capitano, c'era un contratto alla base di queste... di questi invii, richieste, spedizioni? Ma in genere quando si fa riferimento al reato proprio di truffa, la truffa si nasconde sempre bene dietro gli aspetti civilistici dei contratti. Ma questo vale non solo per questa vicenda qui, vale per tantissime altre vicende. Facciamo per esempio riferimento a quando qualche ragazza viene fermata in mezzo alla strada e gli viene fatto firmare dietro magari qualche scusa l'acquisto della serie di enciclopedie piuttosto che del corso di inglese. E una volta firmato l'atto, quindi il contratto, difficilmente poi riesce a venirne fuori e si trova costretto a dover pagare un sacco di soldi. Poi magari le promesse fatte dalla persona che lì lo ha indotto a firmare erano ben diverse rispetto a quello che poi era la realtà dei fatti. Sì. E così succede in qui. Questo caso. Evidentemente le promesse fatte da questo presunto, continuiamo a chiamarlo maestro di vita, ma io lo chiamerei latitante ormai da diverso tempo, condannato a 4 anni in via definitiva, ormai sì, è una mi sentenza. Mi sa che non lo beccate più. Avvocato Marzari, lei rappresentava nel processo di cui ci ha testé parlato l'avvocato Cataliotti, la parte civile, tra cui la signora Ornella. Facile la linea di difesa, e la sua linea qual era? Intanto io non condivido affatto che fosse facile la linea di difesa, adesso è una mia valutazione, anzi apprezzo il collega che l'ha interpretata perché io non l'avevo trovata affatto facile. Parrebbe troppo facile invece in questo momento dire che a quello che ha detto il collega della difesa adesso ha già risposto per il momento una sentenza di primo grado. Ha risposto anche una sentenza definitiva che è quella contro Donascimento, che è per gli stessi fatti, per cui oggi il Tribunale ci ha detto solo in primo grado che anche Nobile e Marchi hanno partecipato a quelle truffe che sicuramente però sono state commesse. Sono state commesse con le modalità che questi signori hanno raccontato, per quegli importi, e questi signori sono stati ritenuti credibili. Questo è importante ricordarlo perché la sentenza è definitiva. Ora, uno dei telefonisti che è stato sentito nel corso del processo e che ha aiutato a far luce su ciò che succedeva dall'altra parte dei telefoni, perché le parti offese ci hanno detto quello che succedeva, certo, a casa loro. E ci ha aiutato a far luce. Uno di questi telefonisti definì la vendita dei numeri all'otto in un modo molto efficace, cioè lo specchietto per le allodole, perché chiaramente serviva innanzitutto a selezionare il pubblico, ad agganciarlo. Cioè loro lavoravano, tra virgolette, su coloro che credevano che uno potesse dirgli in modo certo i numeri che sarebbero usciti la settimana dopo, e quindi già si scremava rispetto al totale della popolazione. E poi perché quello era il primo passo, perché non usciti i numeri, la spiegazione del perché questi numeri che dovevano uscire per forza non uscivano era capita perché nessuno li può indovinare, era c'è una negatività. La negatività impedisce l'uscita dei numeri. La negatività non solo il mago la può risolvere, ma attenzione, se non interveniamo, la negatività peggiora. L'effetto perverso di questo meccanismo sta in ciò. Perché uno, se si limitasse a dire ho una negatività, però non ho 20 milioni per risolverla, me la tengo e speriamo in bene, è un discorso. Ma il problema è, se non mi paghi, peggiora. Per cui abbiamo avuto decine di persone che ci hanno rappresentato i loro problemi vissuti in allora, che a volte erano problemi anche familiari pesanti, per i quali si diceva se sta male un familiare e non si interviene, questo familiare peggiora. E allora a questo punto questa molla era quella che... Certo, che spingeva ad andare avanti. Era il baratro in cui si cadeva. Poi è stato difficile per noi perché c'era l'enorme difficoltà a cercare di far spiegare a queste persone qual era il problema. Quella bustina di sale, mi permetto, quella bustina di sale è l'artificio perfetto in cui loro cominciavano a cadere, perché si diceva questo sale si deve sciogliere perché è noto che il sale nell'acqua si scioglie, ma siccome quel sale in quella quantità di acqua non si poteva sciogliere, da lì si diceva non si scioglie perché c'è una negatività. Sì, ecco, questo chiama, era l'artificio, grazie, primo. Avvocato, si chiama soluzione satura, lo sanno, certo, tutti gli studenti di, certo, ginnasio. C'è stato un episodio
che ha fatto coagulare e precipitare le cose. Dato che parliamo di soluzioni, in questo caso le cose sono precipitate, lo vedete in questo filmato. Cos'è successo? Niente, non è successo. Il sale è ancora lì? Che cosa? Il sale è ancora lì? Sì, intatto. Intatto e non si è sciolto, signora? No, non si è sciolto, no. Oh, mamma mia, è una tragedia, signora. Questa magia che dice? Che io non ho neanche mai sentito parlare. Qui il magia, lei... Magia nera, ho detto che ho. Parliamo di negatività, signora, capito? Sì. Magia nera, per stamattina... Che la blocca, signora, capito? Sì, sì. Quindi questa cosa che il maestro deve togliere, tolto quello, la vincita poi viene da sé, ha capito? Quindi dopo lì problemi non ce ne sono. Lei deve pagare al ricevimento del pacco la somma di 4 milioni per questo lavoro. Buongiorno. Buongiorno. Non ce la faccio, non ce la faccio, paura. Mi dica questo un attimo. Sì. Signora? Sì? Ascolti, io sono Stefania Marchi, signora. Allora. La figlia di Vanna Marchi. Sono la figlia di Vanna Marchi. Sì. La sua telefonata è iniziata ieri mattina, signora. Lo so, lo so. Ha tenuto impegnati tutti, signore maestro. Ah, ma non le ho mica detto ieri io. Ieri mattina sì. Adesso. Sì. Mm. Allora. Mica detto io di chiamarmi, eh. Allora, signora, lei adesso cosa intende fare? Mi dispiace, devo rinunciare. Non ce la faccio proprio. Allora, lei rinunci, io vado dai carabinieri. Va bene. Va bene? Perché lei, signora, si merita di essere veramente... Lei merita tutto il male del mondo, signora. Perché quando la segretaria... Allora è lei che mi attacca la magia nera. Allora, mi spieghi perché il maestro ha dovuto lavorare... Guardi, io stanotte non ho mai dormito. Abbi pazienza. Sì. Ho paura. Io le assicuro, lei non ha dormito stanotte, lei non dorme più, signora. La saluto. Va bene. Buongiorno, sono Jimmy Gione di Striscia la Notizia, buongiorno. Senta, può spiegare anche a noi, alle nostre telecamere, qual è la storia dei 4 milioni? È così, ma noi abbiamo qui la signora Ornella Floris. Signora, a lei hanno detto che se il sale non si scioglieva le cose peggioravano. Certamente. Come peggioravano? Che morivano tutti i miei figli, che c'era una fattura a morte in casa mia. Scusi se glielo chiedo, sono Prego. Cose delicate, ma lei ci ha creduto? Certo che ci ho creduto, avevo la ragazza che stava male, però una volta fatto gli accertamenti la ragazza aveva un appendice in peritonite, non aveva altro. E mi hanno detto, si inizia da lì, inizia da lei. Allora, sì, sborsate capisco. I soldi che già ce li avete. Adesso ci dobbiamo fermare un attimo, ma abbiamo appena cominciato questa fase del discorso, la più pericolosa. A tra poco. Vi ricordate, qualcuno si ricorda da dove abbiamo cominciato a raccontare questa storia a più stadi di Vanna Marchi? Dalle alghe dimagranti, poi dalla magia, seguita non o da Vanna Marchi, ma spesso da altri, da allusioni, pericoli che incombono. Gli avvenimenti dopo l'arresto cominciano a precipitare e ancora una volta, come in tutte le fasi precedenti della vita di questa donna, precipitano sì in un'aula di giustizia, ma ancora una volta accompagnati dalle immancabili immagini della televisione. Tribunale di Milano, decima sezione penale. Dopo una serie di rinvii, il 4 maggio 2004, finalmente la prima udienza del processo a Vanna Marchi. A sorpresa, la televenditrice arriva con figlia e compagno in aula e serve ai cronisti un colpo di scena. Lo fa per bocca dei suoi avvocati. Chiede le TV. Vuole che il processo sia ripreso e trasmesso. Il motivo ufficiale. Credo nella giustizia. Voglio la verità. E Stefania aggiunge: vogliamo le TV perché siamo convinti di essere innocenti. Il PM si oppone. Gli avvocati di parte civile sono presi in contropiede. Hanno paura che la Marchi possa utilizzare il video per scoraggiare i testimoni. Le vittime delle truffe potrebbero avere difficoltà a raccontare momenti molto drammatici della loro vita sapendo di essere riprese. Alla fine però Vanna Marchi la spunta. Le telecamere sono ammesse. Il processo andrà in televisione. E mentre vittime e testimoni sfilano davanti agli operatori, le due donne assistono immobili, in silenzio, riparate dagli occhiali da sole. C'è il rischio che l'arma televisiva si riveli un boomerang.
Gli occhialoni da sole firmati e il vistoso anello al dito di Vanna Marchi sembrano uno schiaffo alla miseria. Incorniciano una donna misteriosa e segnata dalla tensione, che si gioca tutto, come sempre. Il 24 gennaio 2006 Vanna Marchi sale al banco degli imputati. Non ho mai fatto la maga in vita mia. Non ho mai pensato che promuovere la fortuna potesse essere truffa. Certamente che con la mia immagine le vendite erano maggiori. Signor Giuseppe, cosa posso dire? Dovrei dire tante cose, ma so benissimo che il PM mi stopperebbe. E questo non lo voglio assolutamente. La mia vita è sempre stata davanti alla telecamera, sempre. Non ho mai nascosto niente al mio pubblico, mai. Ho festeggiato con loro i momenti felici. Ho chiesto aiuto a loro quando ne ho avuto bisogno. Questa è Vanna Marchi. Questa sono io, signor Presidente. La ringrazio. Finito. Grazie. Avvocato Marzari, avvocato delle parti civili, ci crede a quelle lacrime? No, perché non c'erano lacrime, è stato un pianto senza lacrime innanzitutto. Poi in ogni caso, sotto un profilo strettamente processuale, voglio dire, ovviamente cambiano poco. Può essere anche che si sia commossa, però un vero pentimento né da parte della Marchi né da parte della Nobile, un vero pentimento per quello che è stato fatto non si è mai dimostrato. Per cui. Avvocato Cataliotti, quelle lacrime che, a parte che fanno un peso processuale minimo, ma che senso avevano? Ma io glielo spiego perché conosco l'antefatto, cioè il momento in cui la mia cliente mi ha preannunciato ciò che spontaneamente e davvero spontaneamente avrebbe dichiarato in aula. Mi disse: avvocato, posso scusarmi senza rinunciare a difendermi, pur escludendo di avere responsabilità? Io credo che le lacrime si spieghino solo in quella prospettiva, quindi non è assolutamente vero che non si sia scusata, erano lacrime frutto di commozione reale, il che non significa che Vanna Marchi sia colpevole. Grazie. Dottor, lei abbiamo visto che Vanna Marchi chiede, esige e ottiene la presenza delle telecamere in aula. Che senso ha una richiesta del genere? Intanto c'è un momento meraviglioso in cui lei, nel pieno delle lacrime del dramma, cerca la telecamera. Un momento bellissimo. Lei cerca e chiede la telecamera non tanto per impressionare il mondo esterno, ma per salvare se stessa. Lei senza la telecamera non esiste, è un po' il discorso che facevamo prima, un po' come il raggio di sole per certi malati paranoici, no? Per entrare in contatto con Dio hanno bisogno del raggio di sole. Lei ha bisogno della telecamera per esistere. E questo è il senso di Vanna Marchi. Però secondo me è perché in questa maniera lei può controllare la sua difesa senza mediazione giornalistica, nel senso che chi parlava di Vanna Marchi ne avrebbe parlato come di una truffatrice, avrebbe preso tutte le testimonianze delle persone truffate, certo. Di questo si sarebbe parlato. Invece lei, in questo è stata una mossa geniale, poi si è rivoltata contro, però lei in questa maniera non aveva la mediazione giornalistica, entrava, come dicevamo prima, in maniera capillare in tutte le case, poteva difendersi, non c'è riuscita, però è un po' come quando si pensa al politico che preferisce non avere la mediazione giornalistica e parlare, sì, posso, no, solo, senza le domande. Solo aggiungere una cosa brevissima, che spesso si piange anche per quando si è consapevoli di quanto si è bravi, cioè voglio dire che probabilmente le lacrime sono assolutamente sincere in questo caso, ma sono sincere perché lei in quel momento probabilmente si congratula, sì, con se stessa e quindi si commuove per ci la sua sono bravi. Degli attori che anche prego. Per dare manforte alla dottoressa, alla Ciarelli, bravissima conduttrice, è la verità. Bisogna considerare il momento in cui la scelta delle telecamere viene fatta, ovvero sia dopo 3 anni in cui vi è stata detenzione carceraria, poi detenzione domiciliare, poi obbligo di dimora, in cui la signora Marchi non ha potuto rappresentare né pubblicamente né in nessun contesto la propria difesa. E quindi ha pensato vanamente, io sono stato nominato proprio in quel momento, quando la scelta era già stata fatta, a torto o ragione, ha pensato, poi a posteriori si è rivelato in modo del tutto vano, che una rappresentazione mediatica del processo rappresentasse tutto, comprese le contraddizioni, talvolta davvero clamorose, delle parti offese.
Lei dunque... perché avvocato della parte civile, delle parti civili, si era opposto alla presenza delle telecamere? Beh, l'assenza delle telecamere avrebbe dato più tranquillità a tutti, a tutto il dibattimento. Una difesa si sarebbe potuta comunque svolgere, ovviamente, in modo pieno senza le telecamere. Non è che un processo, se non è ripreso dalle telecamere, fa venire meno il diritto della difesa. E poi la riprova di questo è stato che a metà del processo le due imputate hanno ritenuto, con una lettera scritta al collegio, di non presenziare più, proprio perché ritenevano che la presenza delle telecamere le danneggiasse. Grazie. Scelta un po', voglio dire, paradossale, dopo che l'hanno voluto. Lei, grazie avvocato, io ho fatto quella domanda a Vanna Marchi, perché aveva voluto la telecamera e come giudicava. Ha risposto come sentiamo. Signora Marchi, lei ha chiesto, anzi ha preteso, ha voluto fortemente che al processo ci fossero presenti le telecamere, la televisione. Perché? Un errore che non mi perdonerò mai. Cioè, il perché è semplice, perché pensavo di far uscire con le telecamere la verità, quello che in realtà succedeva in aula, cosa che non è successo. In che senso, scusi, non è successa la verità in aula? Ma... sì, no, in aula non è successo assolutamente la verità. In più, i media non è che hanno messo, che le posso dire, come faccio a spiegarmi, vedo di riuscire a spiegarmi. Se una teste diceva io ho tot ricevute e invece il giudice diceva ma come mai, allora lei dice che vuole 300 milioni e se ha 1,5 milioni di ricevute, per dire, no? Certo, questo è un certo esempio. E tutto questo non è venuto fuori, cioè praticamente è venuto fuori solamente la signora ipotesi che diceva io ho dato 350 milioni. Dunque, se lo considero un errore, al processo d'appello che ci sarà chissà quando non lo ripeterà. Ma io sono sincera, col mio avvocato non ne ho ancora parlato delle telecamere per l'appello, non lo so. Avvocato Marzari, per lei, per voi, per la parte che rappresentava, è stato un aiuto poi alla fine la presenza delle telecamere, dunque il suo diniego iniziale era stato a sua volta un errore. No, io non credo che sotto profilo processuale a noi non ha aiutato per nulla la presenza delle telecamere, perché la difficoltà delle singole parti offese o parti civili costituite a venire in aula, già difficile questa come cosa, ma doverlo dire davanti a telecamere, quasi tutte non hanno dato infatti l'autorizzazione a essere riprese nell'immagine, perché molte di loro, anche la loro famiglia, non sapeva del fatto che fossero cadute in questa, quindi non è stato sul proprio processuale, anzi è stata una difficoltà la presenza delle telecamere. Scataleotti, come andrà a finire questa storia secondo lei? Una ragionevole previsione di parte, ovviamente, ma non faccio il mago, non ho fatto previsioni, si può consultare... con le clienti e non ne faccio certamente adesso. L'unica previsione che posso fare riguarda il mio impegno, che sarà come sempre allo spasimo, il caso lo richiede. Grazie, seguiamola questo processo. La cronaca prosegue con le movenze che ora vediamo. 140 denunce, 62 parti civili, accuse pesantissime. Associazioni a delinquere finalizzata alla truffa, all'estorsione, alla circonvenzione di incapace. Aggravanti: l'aver ingenerato il timore di un pericolo immaginario, i motivi abietti, il danno economico di rilevante entità. Il processo a Vanna Marchi si presenta fin da subito per gli imputati come una strada senza uscita. Tutte e tre, la signora Marchi, sua figlia e il maestro. Vanna Marchi si è sognato di lei e ci sono dentro i numeri dell'otto. Chi? Vanna Marchi. Eppure Vanna Marchi, insieme alla figlia e al convivente, sono gli unici della società ad avere accettato il rito ordinario. Dei 25 imputati, in 18 hanno patteggiato. Altri 3 hanno scelto il rito abbreviato con il relativo sconto di pena. Uno è stato assolto. Il processo regolare lo affrontano solo in 3. Perché? Cosa sperano di ottenere da questa scelta strategica? Ed è un processo fuori dalla norma. Emergono storie di gente disperata, vengono proiettate le immagini delle televendite. Al centro del dibattimento Stefania Nobile mente per 2 volte. Disconosce una prima volta la sua voce, che le verrà in seguito attribuita senza ombra di dubbio. Poi di nuovo accusa Striscia di aver manipolato una telefonata con dei tagli ad hoc, circostanza che si rivelerà falsa. Una difesa scomposta e facilmente sconfessabile. Vengono chiamati a testimoniare Jimmy Ghione e Antonio Ricci di Striscia la Notizia, mentre tutto viene nuovamente ripreso e rilanciato dalla stampa. Perfetta,
cioè si vede perfettamente quanto dura. Alla fine la sentenza ha il carattere di una punizione molto severa. 10 anni di reclusione per Vanna Marchi e la figlia Stefania, 4 per il convivente. Interdizione dai pubblici uffici per una donna alla quale, già a seguito della prima bancarotta, era stato tolto il diritto di voto. E forse la condanna che a Vanna pesa di più è il divieto di fare televendite per 5 anni. Ma siamo solo al primo grado. Per il processo d'appello bisognerà aspettare circa 3 anni, poi la Cassazione. Solo dopo i 3 gradi di giudizio le pene potranno diventare effettive. Nel frattempo, la Marchi, la Nobile e Campana sono liberi. Avvocato Cataliotti, è stato un colpo quella sentenza per lei? Da 2 punti di vista. Il primo, che buona parte delle accuse di cui avete parlato, che erano nel capo d'imputazione e per le quali sono stati condannati tutti quegli imputati che avete enumerato, buona parte di quelle accuse, le estorsioni, la circonvenzione di incapaci, le centinaia di migliaia di truffe, altre 30 truffe, l'inosservanza di provvedimento dell'autorità garante del mercato, sono cadute. La pena, anziché ridursi rispetto agli altri imputati, si è ingigantita. Questo è il dato clamoroso del processo che vorrei rimarcare e che secondo me è frutto della natura mediatica dello stesso. Dottor Augias, scusi, è possibile interloquire un attimo su quello che è appena stato detto? Però, molto brevemente, ma proprio per amore di verità, perché alcune cose... Prego, l'estorsione non era stata contestata a queste imputate perché il pubblico ministero alla prima udienza disse non contesto... È caduta durante l'udienza preliminare. Quindi rispondevano dell'associazione per delinquere e delle truffe aggravate. In più loro rispetto agli altri hanno... Avvocato Cataliotti, faccia avevano fine. Le aggravanti... Non vi accavallate, se no non si sente niente. Erano plurirecidive con questa aggravante, non hanno avuto attenuanti generiche che gli altri hanno avuto, non hanno avuto lo sconto per la scelta del rito perché hanno fatto il rito ordinario, gli altri hanno avuto... Quindi una pena che con queste imputazioni non poteva che attestarsi su quelle... Abbiamo sfiorato nel corso di questa storia drammatica, che è drammatica in sé, e diventa ancora più drammatica se si pensa alle conseguenze che ha avuto sulla vita di tante persone. Abbiamo sfiorato una figura, quella del mago brasiliano, oggi latitante con 4 anni definitivi sulla schiena, che si chiama Mario Pacheco do Nascimento. Come entra il mago brasiliano in questa storia? L'ho chiesto a Vanna Marchi, che ha risposto così. Do Nascimento l'ha chiamato lei? Assolutamente no. Allora, io lavoravo per un'azienda di Milano, era la TV Shop ed era di proprietà di un certo Marchese de Carré, ed io lavoravo già per questo Marchese de Carré, il quale mi disse un giorno: tu da domani porti in televisione lui perché è bravissimo, è il mio mago di fiducia, lui è famoso in Brasile, eccetera, eccetera. E io lo portai in televisione, cioè io cominciai a reclamizzare questa persona, ad affiancare questa persona, e così è iniziato. Dunque il proprietario della società avrebbe imposto alla Marchi questo scomodo compagno di viaggio, ma vediamo più in dettaglio la storia di questo scomodo compagno di viaggio che un collega, l'inviato di Striscia la Notizia Jimmy Ghione, ha braccato fino in Brasile. E che ha trovato? Filmato. Te lo diranno quello che io sto dicendo in televisione in questo momento, Mario, sono sicurissima che lo saprai. Ti dico, torna in Italia, affronta la giustizia a testa alta. Genova, 6 marzo 2002. Una nave tedesca, l'Atlantic Trader, rientra in porto. Era partita per il Brasile, destinazione Salvador de Bahia. Ma a 2 giorni dall'arrivo il carico è stato sequestrato e riportato in Italia. Viene scaricato un container misterioso lungo 12 metri, che è trasportato sotto scorta in un magazzino. Secondo gli investigatori, al suo interno potrebbe esserci un piccolo tesoro. Il container, intestato ad un prestanome, era indirizzato ad un altro prestanome, ma il vero proprietario è Mario Pacheco do Nascimento, il maestro di vita. Do Nascimento è nato a Rio de Janeiro nel 1962. Arriva in Italia alla fine degli anni Ottanta come maggiordomo di un marchese di Milano. Nel suo salotto incontra nel 94 Vanna Marchi. Le parla del candomblé, una cultura mistico-religiosa afro-brasiliana. Insieme decidono di strumentalizzare questa cultura e farne un affare. Con lo schermo del candomblé, la messa in scena ha inizio. Do Nascimento diventa il maestro di vita. Allora, così facendo le rispondo, eh? Allora, lei è...
cambi completamente vita, cambi completamente tutto quello che lei già pensa dentro di sé di cambiare, perché così facendo riuscirà ad vivere meglio. L'operazione riesce. Mario Pacheco è un mago dal fisico palestrato e dall'eloquio sciolto come un piazzista. Migliaia di persone cadono nella rete. Non è colpa di Vanna Marchi e non è colpa mia, giusto? E Pacheco si compra una casa e una torre medievale. Poi, quando la finanza gli sta alle costole, prende il volo. Destinazione, il Brasile. Dentro il suo container, invece del bottino, la polizia troverà gli arredi delle sue case, racchiusi in 300 scatoloni. Oggetti di poco valore, imitazioni di vasi cinesi, mascheroni africani, quadroni dai colori ultravivaci, alcuni vestiti pacchiani, un mazzo di tarocchi, un libro di magia, una zanna d'avorio. Il Brasile è grande, pieno di misteri, di foreste, di città sperdute. Credo che possiamo dare un saluto al mago. Signora, dottoressa Fezia, aspetti, sì. Prima che lei precisi, volevo far vedere, perché prima ho fatto vedere un suo libro, ma era quello un po' vecchio. Questo è Mago, se lo conosci lo eviti, un titolo molto efficace che è anche un antidoto, oltre ad essere un titolo. E che tra l'altro contiene tutta una serie di avvertenze antimago. Antimago. Diceva? Dicevo che sentendo Vanna Marchi, cosa ha detto a lei Vanna Marchi sul mago do nascimento? Sì, che gliel'ha praticamente presentato, non lo conosceva, gliel'ha presentato il padrone, il manager, insomma, esatto. Il proprietario della ditta. Allora, un paio d'anni fa, in una trasmissione di Rai 3, Vanna Marchi ha detto delle altre cose sul mago do nascimento. Era poco prima che iniziasse il processo. Sì. A parte che in quella stessa trasmissione Vanna Marchi ha un po' intimidito i testimoni programma di qualche anno fa, dicendo appunto che questo mago del nascimento che gli era stato presentato dalla stessa persona che ha citato nell'intervista era comunque un mago molto potente che lei aveva visto operare. Gli aveva visto fare cose straordinarie e che naturalmente i testimoni facessero un po' attenzione perché il mago era molto potente, quindi puntini. Sì. Questo è stato detto da Vanna Marchi, che oggi dice che quasi non lo conosceva. No, non è assolutamente vero. No, è vero. Io alle trasmissioni ho presenziato, sia pur da spettatore, non ha mai lanciato moniti, strali o minacce. Sa a quale programma si riferisce la signora Fezia? Io da quando sono difensore l'ho accompagnata in tutte le trasmissioni. Si riferisce al programma di Laliosini che si chiama Storie maledette. Sì, ero ospite anch'io, ho fatto una battuta. Non ha certamente... Quanto mi scusi, al fatto che il mago in realtà non lo fosse e fosse visibile che fin dall'inizio era un inganno, non è assolutamente così. Quando entrò in vigore la legge Martelli, è un po' come avviene oggi con le badanti, il marchese Capra De Carré, per regolarizzarlo, lo assunse formalmente come cuoco, nonostante a casa sua, per gli ospiti, per i suoi amici e personaggi anche piuttosto noti, non faccio nomi per ovvi motivi, facesse le carte, facesse le premonizioni, facesse ciò che poi è andato a fare in televisione. Lì lo ha conosciuto Vanna Marchi. Sì, ma oggi Vanna Marchi dice che non gli ha mai visto, cioè lei l'ha portato in televisione perché il marchese gli aveva detto che faceva il mago. È assolutamente vero, è acclarato. In quella trasmissione ha detto che gli aveva visto fare cose. Il difensore di parte civile. No, per chiarire solo una cosa che invece vorrei rispetto al servizio, per non gettare nel panico e nella confusione di parti civili, ha restituito 30.000 euro, non 300.000. No, perché sennò poi sembra che sia sparito. 30.000, non 300.000, come è stato detto. Grazie, avvocato. Una precisazione d'ordine che valeva la pena di fare. Dotto, a che punto siamo con la sua osservazione critico-sociologica di questi fenomeni? Che sono fenomeni che continuano, sono fenomeni che continueranno e soprattutto mi pare che rispetto a questi fenomeni la vigilanza sia piuttosto scarsa. Ogni tanto partono delle leggi che creano degli argini e però poi non vengono
rispettati, insomma. Anche perché è difficile, dottor. Sì, è difficile. Stabilire i margini Il mondo del magico è un mondo che sarà un magnete sempre fortissimo. Il mondo del magico include anche il mondo delle scommesse online. Cioè lo scommettitore sa molto razionalmente, anche quando è colto e quando possiede logica, sa che perderà, sa che nell'arco della sua attività di scommettitore perderà, ma comunque va a scommettere lo stesso, perché comunque c'è un'attrazione fatale. Sciarelli, voi seguite i vostri casi fino allo scioglimento possibile, alla soluzione possibile? Ci proviamo, nel senso ci sono alcuni casi come la scomparsa di Emanuele Orlandi, che è diventata una vera e propria inchiesta, e noi speriamo almeno di sapere dove è finito il corpo. Insomma, alcuni casi sono quasi impossibili da risolvere, sono enigmi proprio della storia italiana. Ci proviamo. Ci proviamo. C'è un altro personaggio sul quale vorrei che tra un po' chiudiamo questa puntata, però ci siamo dedicati troppo poco a lei, perché è tornata più volte nel corso del racconto. Ma non abbiamo capito bene chi sia la figlia di Vanna Marchi, Stefania Nobili. Questo filmato ce lo racconta. Perché io per abitudine mi firmo e mi presento. Stefania Nobile, nata a Bologna il 16 novembre 1964. È la prima dei due figli di Vanna Marchi e Raimondo Nobile. A differenza del fratello Maurizio, più timido e riservato, Stefania dimostra fin da subito l'irruenza della madre. Impara la televisione con il latte materno e, finita la terza media, decide di abbandonare la scuola e di affiancare la Marchi nel suo lavoro. Le dà una mano in profumeria, poi nelle televendite, occupandosi un po' di tutto. Le sta sempre attaccata, dimostrando ben presto uno stile, un'irruenza, una mancanza di pudore che fanno impallidire perfino Vanna. Vi spegne, vi fa morire! I suoi temi preferiti sono quelli legati alla sfera dell'Eros. Ma non posso fare diversamente! Se una persona va in avanti, brucia, perché facendo quella cosa, far bene l'amore, fa bene all'amore, si brucia. Una cifra stilistica della provocazione a tutti i costi, che la accompagnerà fino alle ultime apparizioni. Ma perché non hanno detto mai allarga le gambe a chi assomiglia, perché le allargano troppe? Voglio chiedere anche questo. Diciamo a chi assomiglia alle donne che allargano le gambe. Vediamo, magari, non so. L'ho fatta io. Tale madre, tale figlia. La Vanna Marchi del nuovo millennio, cari miei. Capito come il discorso? Un talento il suo, più da talk show che da televenditrice. Cercando di scuotere la morale dei telespettatori, la figlia di Vanna dispensa per anni una sua speciale filosofia estrema che risponde alla disperata ricerca di un contatto con il pubblico, un televoto, una telefonata, un primo passo per sviluppare un rapporto reale con chi è in ascolto. L'importante è smuovere le acque. Pronto! Chi c'è? Sa me chi che imparava un pompon, sa me. Allora, dopo tutto il cancan di sta povera mucca pazza, siamo arrivati a vendere le fiorentine sotto banco, e gli italiani che fino a ieri si schifavano che non mangiavano la carne sono disposti a pagarle mezzo milione al chilo. Eh no. E siccome io parlo anche con i muri, a me rispondono le colonne, i porticati. Nella peggiore delle ipotesi, voi con rischio 1.000 lire vi portate a casa 80 milioni. La gente piace essere presa per i fondelli. Gli piace da morire. A voi piace sentirvi dire che siete magre quando pesate 180 kg? Gli piace sentirvi dire che siete belle quando siete delle scaraffe proprio tremende? Vi piace sentirvi dire che vostro marito vi è fedele anche se ne ha 500 fuori? Vi piace vivere in un mondo tutto vostro? Avete mai visto voi una madre invidiosa della figlia? Eppure noi è così. Smettila, Stefania. Sto scherzando, basta. Lo sono. L'ultima frontiera di Stefania Nobile è internet. Apre un sito prima della fine del processo, a nome suo. Inizia a pubblicarci quasi quotidianamente i videomessaggi suoi e della madre. Sono esternazioni sugli argomenti più disparati, sui quali si chiede l'opinione del pubblico. Il blog scatena una valanga di insulti, ma finché dura, quel che conta sono i contatti. E Stefania sfida i lettori. Il vostro odio ci dà forza. Cataliotti, è dura difendere delle persone così? Ma non credo certo per l'iniziativa del blog, in ordine al quale devo dire
che premesso che insulti venerano, ma su mio consiglio, anche per ovvi motivi di legalità, sono stati eliminati. Espunto. Al di là di questo, invece, sorprendentemente, vi sono anche tanti messaggi di solidarietà o addirittura di simpatia all'indirizzo delle mie due clienti. Non si crede, questo lo dico per testimonianza diretta, che Vanna Marchi e Stefania Nobile siano odiate dalla collettività, perché quando vi è un contatto diretto io riscontro che non è così. Prego, dottor. Però dice il vostro odio ci dà forza, quindi sembrerebbe in contrasto con il loro legale, nel senso che loro veramente, specialmente la figlia, devo dire che da questo punto di vista è vero che la televisione di per sé il mezzo incide, però il talento poi recitativo diventa un valore in più. In questo caso la figlia addirittura superiore alla madre, mentre la madre ha un talento selvaggio, istintivo, la figlia direi ancora più sofisticata. E lei, quando dice il vostro odio ci nutre, mi sembra un momento in cui esprime una verità assoluta per quanto la riguarda. Sciarelli, come ha visto queste cose lei, che è una conduttrice così garbata all'interno di una rete così educata come è Rai 3, come ha visto queste scene? No, vabbè, a parte si dice figlia d'arte, perché insomma la figlia che supera. Io devo dire che il danno che viene fatto da quando ci sono delle truffe, eccetera, è incredibile. Vi faccio un esempio: a chi l'ha visto, alcune persone ora telefonano per sapere se devono pagare per essere aiutate. E naturalmente perché le persone poi non si fidano più, no? Quindi il messaggio, quel messaggio televisivo è stato dannoso anche per le altre trasmissioni di servizio pubblico, naturalmente, che fanno le cose gratuitamente, queste volte. Aspetti, Vacca, so che sta per dire la sua, però io prima che lei la dica vorrei farvi vedere l'ultimo spezzone dell'intervista a Vanna Marchi, in cui gli ho fatto la domanda finale, il senso conclusivo che lei dà a questa vicenda e forse anche al di là di questa vicenda. Ha risposto così: lei ci crede al malocchio? Dunque, allora, io non è che credo al malocchio, io credo alle persone negative, che poi in realtà non cambia di tanto. Cioè, esistono le persone che quando lei le vede dice oddio, cioè, capito? Esistono le persone positive e le persone negative. Io credo, fermamente credo, di essere una persona positiva. L'ultima domanda, la ringrazio tanto, mi dica almeno questo. Un errore, a parte aver fatto entrare le telecamere in aula, che mi pare di capire non lo farà più, un errore di cui si pente, una cosa che non vorrebbe non aver fatto. Vorrei non essere nata in Italia. Vorrei non essere nata in Italia. Io voglio ricordare all'avvocato Cataliotti qui presente che negli Stati Uniti una come Vanna Marchi probabilmente giacerebbe in un penitenziario di Stato anche dopo. È una sua personalissima opinione. Assolutamente. Io so che negli Stati Uniti non sarebbe stato possibile dare una rappresentazione mediatica del processo in modo tale che testimone, pubblico ministero, giudici la vedessero in corso d'opera, il che è inevitabilmente condizionante. Assolutamente, ma non ci dimentichiamo che è stata una richiesta della parte, dell'imputata. Prego, signora dottoressa Fezzi. Così, un po' conclusione di tutto questo. Vorrei soltanto precisare una cosa. Vanna Marchi e Vanna Marchi, c'è stato un processo, la Striscia la Notizia ha smascherato, eccetera, ma la cosa importante da dire, secondo me, è che Vanna Marchi è una puntina di un immenso iceberg che esiste tuttora. Cioè, mentre noi siamo qui e stiamo parlando, ci sono decine e decine di maghi che stanno truffando la gente come è peggio di Vanna Marchi. Questa è la realtà sulla per quale bisogna focalizzare l'attenzione. Focalizziamo l'attenzione su questo problema che lei richiama con l'aiuto del professor Vacca. Vacca, che dobbiamo fare di queste sollecitazioni verso l'irrazionale? Liberarcene e cercare di stare in contatto con la realtà e studiarla. Vedere queste immagini di pessimo gusto, di aria fritta usata a scopi di truffa e di reato, è triste. Non dimentichiamoci però che l'aria fritta e le cose di cattivo gusto non girano soltanto nelle televendite, girano anche altrove, nelle università. Nelle università persone molto rispettabili, professori in cattedra, continuano a insegnare Hegel, Giovanni Gentile, Deleuze, Guattari, Lacan, tutta gente priva di qualunque senso, roba da immondizia.
Questa è una sua personale opinione. Un'opinione personale condivisa dai maggiori scienziati mondiali, sì, posso permettermi. Guardi, Deleuze, Guattari, Lacan posso anche dire non li conosco bene, ma non mi tocchi Hegel perché il bene e il male del Novecento dipende in gran parte da noi. Faremo ammanate dopo. C'è un'altra minaccia che ci sta davanti continuamente, è l'aria fritta che ci viene dalla cosiddetta tecnologia. Cioè i videogiochi cretini li fanno non soltanto i ragazzetti, non soltanto i coreani che ci stanno 15 ore al giorno e ci si ammalano, li fanno anche professionisti, informatici, scienziati, è bene che smettano, ci sono tanti giochi più interessanti, il gioco più interessante è quello di conoscere la natura. La? Natura. La natura. Io faccio mie solo le ultime parole del professor Vacca, col quale a volte concordo, a volte no. Io nella natura ci metto un altro dono, una dote nostra che ci fa uomini e donne, genere umano, la ragione. Kant, lasciamo perdere Deleuze e Guattari, stiamo anche a lui. Hegel.